un nuovo video e benvenuti in un nuovo unboxing, questa volta AS Food. Allora raga, non sarà l'unico unboxing, infatti poi vedrete un altro spezzone perché sto aspettando un altro pacco. Ovviamente ogni qualvolta che io faccio un ordine su AS Food, ogni giornata o il giorno dopo arrivano tutte le novità di questo mondo e quindi ho fatto un altro ordine, non mi sono scoraggiata e ho fatto un altro ordine, infatti lo sto aspettando ma arriverà sicuramente lunedì. Allora, io direi di iniziare subito, ho preso un bel po' di novità. Allora, questo super wrap che raga, un prezzo proprio stracciatissimo, andateci a dare un occhio, infatti farò un mukbang insieme a voi ed è 43% di carboidrati, no olio di palma, 22% di proteine, eccetera, ed è vegan. Eccolo qua, l'avrete sicuramente visto. Una scadenza a lungo, perché di solito me lo chiedete sempre, scade il 13 agosto del 2021. Questa cosa anche per fare un po' di scorta. Ovviamente la proveremo. Poi, andando avanti, ho preso un po' di cornetti proteici. Eccoli qua. Della Filling. Mamma mia, ragazzi, sono proprio freddi, freddi, freddi. Però questi cornetti sono super morbidi. Sono più cicciotti rispetto all'ultima volta. Questi cornetti, che siano della Filling, ok, che siano dell'acciacardo, ogni volta che arrivano su AS Food fate le pazze, voi pazzi, e vi prendete sempre i cornetti, io rimango sempre lì senza cornetti, quindi pensatemi quando fate gli ordini. Allora raga, comunque a parte gli scherzi, ovviamente sono dei cornetti proteici, ho preso questo qui, confezione rossa. Spesso mi chiedete la differenza, allora praticamente io, da come ho capito, penso che sia lo stesso discorso per quanto riguarda la pasta. Cioè la pasta con la confezione rossa che rispetto ai carboidrati ha più proteine. Infatti questo qui per 100 grammi ha 10 grammi di grassi, 4 grammi di carboidrati e 12,5 grammi di proteine. Questo qui con la confezione rossa. E ne ho presi due. E poi ho preso questo qui che non l'ho mai provato. E questo qui infatti per 100 grammi ha 10 grammi di grassi, poi 4 grammi di carboidrati e 10 grammi di proteine. Da come potete vedere rispetto all'altro ha comunque dei valori inferiori per quanto riguarda le proteine. E infatti la differenza è che questo qui arancione rispetto ai carboidrati ha meno proteine. Giusto per rendere il concetto, io penso di non aver detto una cavolata, però di solito confrontando pure con quella della pasta mi sono resa conto di questa cosa, però alla fine sicuramente sarà buona perché io col marchio della Filling mi trovo veramente bene. Andando avanti ho preso un cuofano, tantissime barrette, cioè raga, guardate qua. Comunque, sono queste qui della Absolute Series, penso di sì, eccole qua, sono uscite del gusto cocco. Poi, gusto pistacchio, chissà se però fuori tipo cioccolato bianco, vabbè, le vedremo. Ovviamente sono gluten free, quindi fantastico, perché ovviamente è intollerante. Poi quest'altra qui, salty caramel. Quest'altra, arancia e cioccolato, che non mi ispira proprio. Quest'altra qui, stracciatella, secondo me è buona. Quest'altra qui, cioccolato. E quest'altra qui, cioccolato bianco, ovviamente non può mai mancare. Quindi poi, allora aspettate, concludiamo un attimo il reparto fit. Ho preso questo dolcificante della Fit Porn. Mi avete chiesto tantissimi di voi, Giulia, perché quando escono i dolcificanti non li prendi tutti e ci fai un video recensione? Raga, io per smaltire il dolcificante ci metto più di un anno, quindi considerate prendere ogni volta 10-12 dolcificanti, cioè non me ne esco più praticamente, cioè io loro dentro e io fuori, no raga, troppo. Voglio capire le creme che lui uso tutti i giorni, ma pensate dolcificanti sì tutti i giorni, ma una goccia, due gocce, cioè alquanto è possibile. Comunque ho preso questa qui della Fit Porn gusto nocciutella, quindi nocciola, eccolo qua. Comunque il packaging è bellissimo, cioè spettacolare proprio, e l'ho voluto prendere. Cioè pensate che ho ancora quella della Gotti 7 da aprire, cioè considerate quanto tempo fa quello al pistacchio, ma vabbè, lasciamo stare. Poi ho preso alcuni prodotti abbastanza non fit. Sapete che AS Food ha lasciato sul sito il reparto anche un po' cicciottoso e ho voluto prendere un po' di cose. La prima cosa,
ci voleva S Food per provarlo. Cioè, raga, qui da me è completamente impossibile trovare, ma che siano i baci perugina ricoperti, questi qua gold, raga, non si trovano. E quindi Kit Kat Gold al caramello, eccolo qui. Penso che lo proveremo in un video. L'ho preso più che altro questo prodotto per un video, che ne so, cheat days, cose qua. Poi mia sorella gli dirà tipo, ah? Poi ho voluto prendere la Cadbury, il mio marchio preferito, dopo che ho provato tanti, tanti cibi diversi, tanti snack americani, eccetera. Comunque ho voluto prenderlo, ho detto Oreo. Oreo, vabbè, questo qui, oh. E poi, penultimo prodotto della Milk Bar, sempre della Nestlé, questa qui, cioccolato bianco e cookies and cream. Questa te la lascio un po' tranquilla. Eccola qua. Mamma mia, meravigliosa. Ma provo ad assicurare che nel prossimo cittadino non ci arriverà. Può essere. E poi, come ultimo prodotto, il Lion bianco, che questo qui, raga, è la vita, sempre della Nestlé. Eccolo qui, vi lascio il video in cui abbiamo provato tutti i Lion super super particolari. Mi mancano un po' quelle tipologie di video. White Bar, vabbè, classico, solo che è ricoperto di cioccolato bianco. E quindi niente, raga, io aspetto insieme a voi lunedì, come sto vedendo, il secondo pacco e niente, vi lascio il secondo pacco. Eccoci qua, raga, con la seconda parte. È appena arrivato il pacco, infatti mi devo muovere che devo andarlo subito ad editare perché tra 2-3 ore deve anche uscire, quindi mi devo muovere. Allora, ho fatto ovviamente il secondo ordine perché tanto vi accennavo, io faccio l'ordine e AS Food porta tutte le novità di questo mondo, e quindi ovviamente ho fatto un altro ordine. Allora, adoro, cioè, raga, è stracolmo di burri, infatti vi rimane il pagario. È uscito un nuovo marchio su AS Food che noccio l'ovo. No, raga, aspettate che dobbiamo vedere come si chiama perché non ricordo bene. Comunque, raga, è uscito un nuovo marchio che ha prezzi super super convenienti. Cioè, le creme sono uscite ad un prezzo di 6 euro e c'è un gusto che dopo vi faccio vedere. Ma quanto è bello il barattolo che costa 3,99 euro. Allora, vi faccio vedere le prime, cioè, raga, ma quanto sono belle. Quanto? Cioè, parliamone. Ovviamente, video recensione che mi avete inondato di Direct Giulia, ce le provi, Giulia, ce le provi. Ovvio, raga, in questa settimana uscirà anche la recensione. La nocciolovo, meno zuccheri, più proteine. Questo è gusto nocciola bianca, nocciola e cioccolato bianco. Eccola qua. Marò bella, secondo me ha anche una bella consistenza. Poi quest'altra qui è, questa qui invece è ciocco bianco, eccola qui, quindi al cioccolato bianco, quindi cioccolato e cioccolato bianco mix, penso, presumo. Poi questa qui è a cocco, cioè, raga, cocco, adoro adoro adoro. Eccola qui, ovviamente, raga, io ve le sto facendo vedere molto velocemente, ma vi accenno che, da come già vi dicevo, ci sarà poi tutto di vetro, eh? Ci sarà il video recensione che ovviamente ci soffermeremo su ogni crema. Poi andiamo avanti. Mia mamma mi caccerà fuori di casa, farò ponzi ponzi po. Tengo più cremi io che in azienda, ponzi 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 po. Allora, ma questa secondo me è bella solida proprio perché si vede. Eccola qui. Questa è gusto cioccolato dark, quindi al cioccolato fondente. Eccola qua. E raga, ultima di questa confezione, gusto original, quindi questa qui presumo che sia cacao. E se non sbaglio, proprio questa qui costa 3,99 euro. Però raga, ovviamente, ma che lo scrivo pure direttamente nel video, vi dirò tutti i prezzi perché adesso non ricordo qual è quella che costa 3,99 euro. Comunque, eccola qui. I barattolini mi piacciono tantissimo. E ho gli ultimi. Ma roba, come pensano? Sarebbe un burro d'arachidi. Eccole qui, oh. Della Super Butter, burro d'arachidi al cocco. Raga, mai provata una cosa del genere. Mai, 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 mai. Comunque, questi barattolini sono comodi perché si possono riutilizzare. Poi questo azzurro, adoro. E poi quest'altro qui è il burro d'arachidi al gusto cacao, quindi cioccolato cacao. Eccolo qua. Sono dei bei barattoloni questi qua. Ma da quanto sono? 2,50 sempre?
Vabbè, raga, io sono accecata, quindi non lo leggo. Ok, raga, quindi avremo tante creme e burri da recensire. Io spero che questo video unboxing molto chiacchiericcio, molto veloce, vi sia piaciuto. E noi ci vediamo domani con un super video recensione. Quindi, a domani con un prossimo video. Ciao!